Buongiorno, buongiorno a tutti. Parliamo oggi di collaboratori dei dirigenti scolastici, una figura centrale, determinante e una figura che nell'ultimo periodo con la pandemia, con il Covid che è esploso, ha assunto un ruolo ancora più importante e determinante ai fini dell'organizzazione scolastica. Siamo in collegamento con Rosolino Cicero dell'Ancodis, il presidente dell'Ancodis. Buongiorno Rosolino. Buongiorno direttore, grazie per l'invito. Bene, Rosolino, nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, si dovrebbe, diciamo, realizzare in maniera più determinante, quello che è il quadro del rinnovo contrattuale. Un rinnovo che mai come in questa tornata prevede anche delle novità normative. E si è parlato molto di diritto alla disconnessione, si è parlato tantissimo di formazione obbligatoria, una revisione anche dell'impianto della legge della buona scuola di Renzi, della 107 del 2015. E tra le tante possibili novità si è parlato anche dell'introduzione della figura dei collaboratori all'interno del quadro normativo del nuovo contratto collettivo nazionale. È un'ipotesi fattibile, realizzabile, Rosolino? Sarebbe una grande innovazione nel nostro contratto collettivo. Sarebbe il riconoscimento finalmente formale e contrattuale di migliaia di docenti, siamo nell'ordine di almeno 100.000 docenti, che si adoperano al fianco dei DS e dei DSGA a portare avanti il funzionamento organizzativo e didattico della scuola. Sarebbe il momento, proprio il momento, per dire diamo un'identità a queste figure. Rosolino, quanto percepisce in media un collaboratore, il primo, il secondo collaboratore del dirigente scolastico oggi? Si può fare una stima? Certamente, noi quando ogni fine anno scolastico facciamo un questionario rivolto ai collaboratori del dirigente di Ancodis e tra i quesiti che poniamo è quanto è stato dato come riconoscimento economico. Faccio presente che oggi il riconoscimento economico è contrattato in sede di contrattazione d'istituto, quindi c'è una grande variabilità da nord a sud, dal centro alle periferie. Non c'è un riferimento come per esempio per le funzioni strumentali. Quindi accade che abbiamo scuole dove il collaboratore dirigente riceve anche qualche migliaio di euro e collaboratori del dirigente che ricevono qualche centinaio di euro. Tenga presente pure che gran parte di questi non hanno più neanche la possibilità di avere l'esonero, perché sappiamo bene che l'esonero è stato di fatto tolto. Soltanto chi ha la fortuna di avere un docente di potenziamento della stessa disciplina può avere parte dell'esonero o totalmente andare in esonero. Però l'importo è assolutamente un importo inadeguato all'attività che svolgiamo in favore delle nostre comunità scolastiche. Ricordiamo che parliamo sempre di cifre lordo cosiddetto Stato, quindi che vanno più o meno dimezzate, no? E Mi sembra, no? se può interessare, rappresento la mia situazione. Nella mia scuola, il sottoscritto per lo scorso anno scolastico ha avuto un riconoscimento economico di 3.500 lordo stato, che al netto delle detrazioni e dei contributi previdenziali si è ridotto di almeno il 45%. Insomma, io alla fine, lo scorso anno, ho guadagnato meno di 10 euro all'ora. Mensilmente si può fare una stima circa 100 euro nette? Poco più, poco più. Poco più di 100 euro, ecco. Per Andiamo, un andiamo. lavoro, ecco, questo sarebbe carino, insomma, descrivere in cosa si caratterizza il vostro lavoro, quali sono le principali incombenze, i vostri compiti più importanti e più difficili nella giornata scolastica da portare avanti. Allora, dipende dalle deleghe che riceviamo. Intanto i collaboratori nell'ambito della scuola hanno diverse caratteristiche, ci sono i responsabili di plesso piuttosto che i referenti, piuttosto che il primo collaboratore, ex vicepresidente o il secondo. Quindi il lavoro, il carico di lavoro, il riconoscimento economico dipende da questo tipo di incarico.
Nel caso mio, essendo anche il primo collaboratore chiamato, una volta era noto il ex vicepresidente, il mio ruolo consiste nelle deleghe che ho avuto assegnate dal mio dirigente scolastico, nell'organizzare il servizio, nel sostituire il dirigente in sua assenza quando non è presente a scuola, nell'interagire con i responsabili di plesso dei plessi distaccati. Nella mia scuola sono 5, ma mi risultano scuole dove sono anche oltre i 10 o le 15 unità, i plessi distaccati, nell'organizzare l'attività, nel coordinare l'attività didattica, le riunioni collegiali. Insomma, tutto un lavoro di governance al fianco e in sinergia col dirigente, per non parlare poi di quelli che mettono mano pure negli uffici amministrativi, perché si impegnano per esempio nella gestione insieme al DSGA, al DS dei PON. Insomma, tutto un lavoro che è necessario allo svolgimento delle attività didattiche. Faccio presente che oggi la scuola non è solo la scuola in classe, quella è la scuola che dà il servizio agli alunni, la scuola che forma gli alunni, ma senza tutta un'azione prodromica che ci sta a monte, una scuola non potrebbe funzionare e noi da questo punto di vista ci sentiamo protagonisti. Ebbene, da un punto di vista sindacale, vi sentite in qualche modo supportati? Io negli ultimi tempi ho riscontrato diverse dichiarazioni da parte, ad esempio, dell'ANP, l'Associazione Nazionale dei Presidi, che sembra dare consenso all'inquadramento del collaboratore scolastico all'interno del quadro normativo. Com'è la situazione? ANP ha avuto sempre un'attenzione nei confronti dei collaboratori e dei dirigenti. D'altronde siamo figure che lavoriamo con i dirigenti, quindi sarebbe strano il contrario. L'anomalia è che nei sindacati confederali rappresentativi c'è un assoluto silenzio, se non addirittura, lo dico con cognizione di causa, negazione del lavoro di questi docenti. Faccio presente che a noi oggi davvero intristisce l'idea che il lavoro di queste persone, di questi professionisti, non venga valorizzato e riconosciuto. Si parla sempre di lavoratori, di assunzioni, si parla sempre di precariato, ma non si dà attenzione al precariato che c'è anche nella governance scolastica. Noi ci sentiamo davvero, da questo punto di vista, nell'ambito delle nostre scuole, precari, perché ovviamente non abbiamo uno status riconosciuto all'interno del contratto collettivo nazionale. Sarebbe ora di poter andare avanti in questa direzione. Un'ultimissima domanda, si parla tantissimo di middle management nella scuola, ma di fatto oggi non abbiamo uno straccio di carriera, si entra insegnanti, nel 99% si esce insegnanti facendo lo stesso lavoro. Qual è la vostra proposta per inquadrare appunto i collaboratori dei dirigenti scolastici? E poi mi chiedevo anche, visto che ci siamo, quanto può essere utile assumere il ruolo di collaboratore per un'eventuale candidatura del docente stesso a fare poi il dirigente scolastico. Dà un punteggio il ruolo che voi assumete poi nel corso della presentazione della domanda per fare il dirigente e poi anche nella valutazione del titolo qualora si venga reputati idonei. Allora, andiamo con ordine. I collaboratori del dirigente scolastico oggi avrebbero e meritano l'attenzione di essere inseriti all'interno del contratto collettivo nazionale noi parliamo di albo, cioè in un'area all'interno della funzione docente. È chiaro che questo comporta delle scelte politiche sindacali. Oggi non abbiamo nessuna identità perché restiamo assolutamente all'interno della funzione docente, per cui un docente che fa il docente in classe e un docente che oltre alla docenza si occupa di governance, nulla cambia dal punto di vista della carriera. Sono esattamente sullo stesso piano. Saranno entrambi bravissimi docenti in classe, ma la differenza nel lavoro che svolgono per la loro comunità scolastica, ribadisco, per le nostre scuole, non produce nessun beneficio né in termini di carriera. Non parliamo in termini economici, ne abbiamo detto poco fa, i termini economici sono assolutamente risibili. Invece, per quanto riguarda il concorso, la nostra posizione è chiara. Oggi, per fare il dirigente scolastico, secondo noi, occorre prima aver fatto il collaboratore del dirigente scolastico, cioè bisogna
essere entrati nell'alveo della governance per rendersi conto della complessità, conoscere gli elementi, i punti di forza, ma anche le criticità. Allora riteniamo che nel prossimo bando deve essere dato un peso rilevante a chi oggi ha assunto per 5 o 3, 5 anni l'incarico di collaboratore a diverso titolo, da funzione strumentale piuttosto che responsabile di plesso o piuttosto che primo collaboratore. E un'altra cosa che occorre definire è la possibilità, entro le norme di legge vigenti, di poter sostituire il dirigente scolastico, cioè riconoscere che quando il DS va in ferie o è in malattia, ci deve essere una figura che entro certi limiti deve assumere quantomeno l'onere di poter portare avanti la propria comunità scolastica, formalmente, perché Bene. poi è così che facciamo. Bene, ringraziamo Rosolino Cicero. Staremo a vedere se nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, queste novità normative saranno contenute nel cosiddetto atto di Posso indirizzo. Prego, prego. lanciare un appello al ministro? Chiediamo al ministro sostanzialmente due cose. Uno, di essere ricevuti per poterci confrontare e portare a conoscenza del ministro la nostra proposta. E due, che nell'atto di indirizzo, così come ha fatto nel precedente atto di indirizzo la ministra Azzolina, dove è stato assolutamente scritto nero su bianco l'opportunità di prevedere il middle management scolastico, che nel prossimo atto di indirizzo si continui su questa strada. È opportuno riconoscere che nella scuola italiana ci sono 100 e più mila persone, docenti, che lavorano per le loro comunità scolastiche. Bene, raccogliamo l'appello, lo giriamo al Ministero dell'Istruzione, in particolare al Ministro Bianchi. Ringraziamo Rosolino Cicero. Grazie, direttore, grazie a chi ci ascolta. E grazie ai nostri lettori, telespettatori, e alla prossima intervista sui canali social e i canali internet della tecnica della scuola.